Bentrovati a tutti, buonasera, grazie per essere in collegamento con noi. Un carissimo saluto a padre Bartolomeo Sorge, in collegamento con noi da Gallarate, ormai un eremita come lui stesso ama definirsi. Bentrovato padre Sorge. Buonasera, bentornata al nostro appuntamento mensile. Benissimo, e questo mese parliamo appunto di Fratelli Tutti. L'ultima enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale che Papa Francesco ha firmato proprio ad Assisi sulla tomba di San Francesco il 3 ottobre 2020. Quali sono le novità di questa enciclica, Padre Sorge? Dunque, io direi che la più grande novità è l'enciclica stessa, perché così come è stata scritta e composta dal Papa, è una vera novità, nel senso che è una summa, un riassunto di tutta la tematica che il Papa ha svolto in questi 7 anni di pontificato, tant'è vero che anche le note sono una continua citazione di suoi interventi. Ha voluto come darci un riassunto della linea del suo pontificato e quindi è questa la novità di fondo, che poi si attua nel fatto che è un'enciclica che in qualche modo viene a completare una trilogia. In genere le encicliche sono un discorso che sta a sé. Invece questa enciclica viene a completare due precedenti interventi del Papa. Il primo è il problema della Laudato Si, l'enciclica Laudato Si sulla questione della ecologia integrale. Il secondo documento è quello che lui ha firmato ad Abu Dhabi con i fratelli musulmani, documento sulla fratellanza universale. E il terzo è questo Fratelli Tutti, in cui parla di come passare alla fraternità e all'amicizia sociale. Quindi ha completato con questa enciclica una trilogia. La novità è questa, che per capire la terza bisogna anche aver presente le altre due. E allora qui vorrei sottolineare un punto di dottrina che, anche se il Papa rifugge alle volte dalla dottrina, cioè questo modo di scrivere le encicliche del Papa e il suo contenuto conferma la svolta che il pontificato di Papa Francesco ha impostato, diciamo, ha impresso alla dottrina sociale della Chiesa. È interessante vedere come questa dottrina sociale della Chiesa è andata via via allargandosi e crescendo. Leone XIII, più di 100 anni fa, scrisse la Rerum Novarum, in cui praticamente cominciava a mettere in atto la dignità umana. Ecco, si preoccupava della persona umana alla luce della rivelazione, della dottrina del diritto naturale, come si chiamava, parlava dell'ambizione della persona. Quando poi vennero Pio X e Pio XII, ci fu una prima svolta e si passò dal dibattito sulla persona e i suoi diritti al confronto tra le società esistenti, perché le ideologie erano già diventate regime socialista e regime capitalista. E allora Pio X insiste su queste due forme di società, e sia lui sia Pio XII insistono sulla terza via e propongono la via cristiana o cattolica intermedia tra il comunismo e il capitalismo. Quando arriva Papa Giovanni dopo e con il concilio, la dottrina sociale si allarga ancora di più. E invece di parlare dei sistemi nazionali, socialista o capitalista, parla del mondo. Cominciano i processi di globalizzazione e la dottrina sociale si apre al rapporto nord-sud del mondo, le povertà del sud, la necessità di evitare le disuguaglianze nord-sud, eccetera. Finalmente, con Papa
Papa Giovanni Paolo II, poi Papa Benedetto, la questione sociale diventa una questione antropologica. Vengono messe in dubbio addirittura, la natura, i problemi della vita, i problemi della famiglia. E allora si allarga ancora la questione e al di là del nord-sud che rimane come preoccupazione, i problemi dell'umanità nuova, il nuovo umanesimo. Arriva Papa Francesco e che cosa ti fa? Allarga ancora di più gli orizzonti e ti porta ad abbracciare il cosmo. E allora ti dice che non solo dobbiamo dialogare tra noi, non solo che le diverse nazioni, i diversi popoli devono trovare la loro armonia, ma dobbiamo anche parlare con la natura. È geniale, la dottrina sociale abbraccia non solo l'uomo, ma anche gli animali. E mi viene in mente come Francesco d'Assisi che faceva le prediche agli uccellini del cielo, oppure rabboniva il lupo di Gubbio. E il Papa ci dice dialoghiamo con la natura e quindi anche il nome di Francesco che lui ha scelto, questo suo rapporto con le idee francescane, con l'ideale francescano che poi è l'ideale evangelico, si è passati dalla persona alle società, al mondo, all'antropologia e addirittura al dialogo con il cosmo, la casa comune da custodire insieme. Quindi è un'acquisizione nuova della dottrina sociale della Chiesa che viene confermata da questa enciclica che è il complemento della trilogia che ho detto. Ma che bello riscoprire le radici all'interno della dottrina sociale di corso di Papa Francesco. Io che non ho una dimestichezza così radicata come la tua con la dottrina, nella lettura dell'enciclica mi sono soffermata su due passaggi. Il primo è proprio della parola fraternità, che rispetto alla libertà e all'uguaglianza nella storia politica e sociale anche della nostra Europa mi pare caduta un pochino in disgrazia. E la seconda riflessione che mi ha portato a fare questa lettura riguarda il capitolo terzo, quando parla di pensare e generare un mondo aperto. Papa Francesco denuncia il fatto che la parola prossimo sta perdendo di significato e che al suo posto siamo tentati e troppo spesso usiamo la parola socio in una visione funzionalista, mercantilista e quindi in qualche modo escludente. Ma secondo te, qual è il messaggio centrale dell'enciclica? Ecco, mi pare che tu l'abbia proprio colto. Quello che tu hai detto è il messaggio centrale della enciclica Fratelli Tutti, cioè come dobbiamo passare di fronte alla globalizzazione della indifferenza, che il Papa descrive con pagine molto belle, proprio anche sofferte, alla solidarietà o certo, alla globalizzazione della fraternità all'amicizia sociale. Allora il Papa insiste, la vera sfida del mondo di oggi non è più la lotta contro l'ideologia comunista, non è più il rapporto tra capitalismo e socialismo, non è più soltanto il rapporto nord-sud del mondo, ma è addirittura come passare dalla indifferenza che è diventata una specie di globalizzazione, un'ideologia totalizzante alla globalizzazione della solidarietà e della fraternità. E qui allora è il vero problema, nel senso che il Papa sottolinea che questo suo sogno, lui usa molto la categoria del sogno, quindi è improprio parlare di utopia, perché è un sogno che lui fa. Mi ricordo anche quando parlò in occasione del premio di Carlo Magno sull'Europa che gli fu assegnato, finiva dicendo il mio sogno un'Europa fatta così, sogno. E adesso questo sogno che è il contrario dell'utopia, perché l'utopia non diventa mai realtà, il sogno diventa realtà. Mi pare che fosse Eldar Kamerà che diceva se sogno io solo, rimane un sogno, se sogniamo in più la stessa cosa, il sogno diventa realtà. Quindi il Papa ci insegna a sognare e lui dice il mio sogno è questo, che nascano, e qui è molto concreto lui, i nuovi samaritani. E allora lui
la risposta che dà la concretizza con l'immagine concreta, appunto, del buon samaritano, attualizzata questa immagine ai processi di oggi. E in concreto dice, è possibile perché il buon samaritano oggi è una realtà e fa venire in mente, così a me è successo leggendo l'enciclica, un primo esempio di come l'utopia non è l'enciclica, ma il sogno dell'enciclica diventa realtà. Il primo esempio di un sogno diventato realtà, illuminato dalla immagine del buon samaritano, è quello che abbiamo vissuto durante la pandemia. Quando abbiamo visto una quantità grande di persone di ogni ceto dedicarsi ad assistere i contagiati dal virus. Questo è un esempio che è possibile passare dalla globalizzazione della indifferenza, non mi importa se l'altro muore, già mi salvo io, alla compromissione nel servizio, buon samaritano. Il secondo esempio che abbiamo avuto in questi mesi di pandemia viene addirittura dall'Europa, cioè a livello europeo abbiamo visto che nonostante le opposizioni dei paesi cosiddetti frugali e dei paesi di Visegrad, il Consiglio europeo straordinario del luglio scorso, che è stato un incontro storico, ha varato un generoso programma di aiuti tenendo conto soprattutto dei paesi, come è avvenuto per l'Italia, che maggiormente hanno sofferto per il Covid-19. Questo è un altro esempio di un buon samaritano. Quindi non è un sogno, un'utopia, ma è un sogno che fatto insieme diventa realtà anche a livello dei rapporti tra i popoli. E quindi questo è il messaggio centrale, passare dalla fratellanza, che è la solidarietà, alla fraternità, che è non solo solidarietà, ma è amicizia sociale, qualcosa di più. Siamo figli tutti dello stesso padre, quindi siamo veramente fratelli. Bellissimo ancora una volta, aver colto proprio come non sia utopia questo che ci dice Papa Francesco, non sia ideale, ma ci possa essere un percorso concreto, e tu appunto hai fatto due esempi, se ne potrebbero fare molti altri, di come si possa passare dalla solidarietà alla fraternità. Ma poi nella vita di tutti i giorni, nella vita appunto, nella nostra vita, la tentazione di cadere ancora una volta nell'ideale, nel dire sì, la fratellanza fra tutti, ma figuriamoci, ma com'è possibile? Com'è che concretamente noi riusciamo, là dove siamo, a intraprendere questo percorso di amicizia sociale? Sì, il Papa risponde però tenendo presente soprattutto tra i popoli, perché l'enciclica non è diretta alle Certo. singole persone, ma a tutti. E lui indica due vie molto concrete, sempre rifacendosi alla parabola del buon samaritano. Le due vie sono il dialogo e la migliore politica. Allora è interessante quello che il Papa dice del dialogo. Noi tutti diciamo sì, bisogna dialogare, io voglio parlare con tutti, ma in genere noi persone ordinarie, quando parliamo di dialogo, diciamo è un incontro. Per esempio io dialogo con te, ma perché così ci conosciamo meglio, è una conoscenza mutua. Questa è una visione riduttiva del dialogo. Il Papa dice, guardate che il dialogo non è solo l'occasione di un incontro per cui due persone o due gruppi si conoscono meglio. Il dialogo è camminare insieme per costruire insieme qualcosa di comune. Quindi allarga la visione del dialogo. Camminare insieme, imparare, come io amo ripetere, a vivere uniti, rispettandoci diversi, ma non solo per conoscerci, ma anche per lavorare insieme, per costruire insieme un mondo migliore, per raggiungere lo stesso scopo. E poi il Papa sottolinea con due paragrafi anche molto forti, se noi non seguiamo questa strada, sapete come andrà a finire? Che finiremo con la guerra o finiremo con la pena di morte. E il Papa dice che sono due terribili e sbagliate soluzioni
che non portano affatto a raggiungere lo scopo che si vogliono prefiggere, quindi l'ordine pubblico. Ecco, quindi la prima via da seguire, molto concreta, è il dialogo come cammino fatto insieme. La seconda via che il Papa propone è quella della politica, che lui chiama migliore. Mi ha fatto un po' sorridere perché io mi ricordavo della prima enciclica, Evangelii, no, era l'esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, in cui parlava non della migliore, ma della buona, più di cui si è detto anche il Papa. C'è stata un'evoluzione della politica o del Papa? Non parla più di buona, ma di migliore politica, che consiste in questo, lui spiega. La migliore politica è quella che ha un'anima. Avere un'anima vuol dire avere un ideale, una spiritualità della politica, viverla come vocazione. E invece quando non è migliore, la politica deteriore, è viverla come professione. Ci sono i professionisti della politica che sono la rovina della politica, perché fanno politica per avere lo stipendio e sbarcare il lunario come farebbero facendo qualsiasi altra professione. Invece la politica è la forma più alta di carità, quindi è la politica migliore, insiste il Papa, quella che può risolvere il passaggio dalla indifferenza alla solidarietà e all'amicizia sociale. E poi dedica interamente un capitolo, l'enciclica, a questa politica migliore. Quindi proprio siamo nel cuore del messaggio, il capitolo quinto. Sì, ecco, nella prospettiva dell'eternità universale, quale può essere l'apporto di noi cattolici a questa migliore politica? Te lo chiedo non tanto per ripetere le stesse cose, quanto perché è una questione molto, ma molto attuale. Ancora una volta, oggi in Italia, sebbene appunto l'enciclica non parla esclusivamente all'Italia, ma parla al mondo intero, a tutti gli uomini di buona volontà, ancora una volta in Italia ci troviamo davanti alla nascita di formazioni anche partitiche che si dichiarano esplicitamente cattolici, cattoliche e che ripongono al centro la presenza e l'apporto dei cattolici in politica. Ma hanno un futuro? Ma questo hai toccato un punto delicato, perché io sono sicuro che molti, anche se forse non lo scriveranno, rimangono stupiti dal fatto che il Papa non si rivolga ai cattolici in politica. Manca completamente. Altri papi dicevano Stati Uniti, mi ricordo Papa Giovanni Paolo II, unità politica dei cattolici. Questo non accenna niente. Parla soltanto della migliore politica, però richiamando alla migliore politica, l'ultima parte del quinto capitolo, in cui si rivolge ai politici in quanto tale, non ai cattolici in politica, e dice: non dovete, il senso di Sì. quello che dice, non dovete preoccuparvi di fare partiti. E questo va bene in un momento in cui ognuno cerca di fare il suo partitino. Renzi ha fatto il suo, Renzo fa il suo, ogni giorno c'è notizia, adesso c'è anche Zamagni che ha fatto il suo, di cattolici. È legittimo, quindi il Papa non dice che sia un male, ci provino pure, ma non è questa la soluzione. Il mondo oggi per avere pace ha bisogno di una politica migliore, cioè una politica che abbia la tensione etica ideale e anche insieme la competenza. Fa impressione vedere come manchino questi due elementi nelle classi politiche attuali. Dov'è l'entusiasmo per l'ideale? Si guarda al consenso, al numero dei voti, a fare lo sgambetto all'altro che sta per prendere il primato per la direzione della sinistra o della destra, ma questa non è politica, questa è selvaggia contesa. La politica migliore è quella del buon samaritano, appunto. C'è bisogno di tanti buoni samaritani, perché l'azione politica migliore è quella che si fonda sul dialogo, sull'amicizia sociale aperta a tutti. E allora è un invito implicito, ma esplicito nello stesso tempo, ai cristiani: impegnatevi in politica,
vi dovete assolutamente impegnare perché la promozione umana è un elemento essenziale dell'evangelizzazione. L'evangelizzazione non è vivere in paradiso, ma è vivere in terra e la politica è la forma più alta di carità per risolvere i problemi. Quindi fate politica, entrate in politica. Non è necessario che vi isoliate in un partito cattolico, ma voi dovete essere gli apportatori di una politica migliore, quelli che portano avanti il dialogo come cammino comune per costruire insieme un mondo migliore e al tempo stesso hanno competenza e spiritualità. Abbiamo bisogno di uomini e donne cristiani che siano presenti in politica, ma siano professionalmente validi e spiritualmente entusiasti dell'ideale del servizio. Sono questi i buoni samaritani di cui c'è bisogno, perché diciamolo pure, se c'è bisogno di una buona politica, della migliore politica, questa non verrà mai se non ci saranno migliori politici. E i migliori politici sono i buoni samaritani di oggi. Fantastico, grazie davvero per aver attualizzato l'enciclica, per averci aiutato a cogliere i messaggi centrali e le novità di questo che è un testo di una radicalità evangelica veramente molto ma molto sorprendente. Quindi grazie davvero a Padre Bartolomeo Sorge per averci accompagnato in questi mesi con la sua testimonianza, il suo entusiasmo di vita, la sua competenza a comprendere la vita della Chiesa, l'attualità sociale e politica. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito e alle Edizioni Terra Santa per averci supportato professionalmente. E io aggiungo l'ultimo grazie che manca nella lista che hai fatto, un grazie alla Chiara Tintori che ha dimostrato di essere una brava politologa con i piedi per terra e con il cervello aperto. Auguri, Grazie davvero a tutti e a presto. Buonasera, arrivederci.